Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power. Oggi proseguiamo la nostra carrellata di processori Intel con un modello uscito veramente da pochissimo, ovvero il 16 marzo 2021, neanche un mese fa. Sto parlando della CPU Intel Core i9 11900. Prima però ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube e di attivare la campanellina per non perdere nemmeno uno dei nostri video. Vi farà piacere sapere fin da subito che questo processore Intel di undicesima generazione è retrocompatibile con le schede madri Z490 e H470, con la certezza, per alcuni modelli, del pieno supporto a PCI Express 4.0, overclock della memoria migliorato e tecnologia Resizable Bar che permette al vostro sistema di accedere a tutta la memoria delle schede video, di ultima generazione ovviamente, garantendo così un considerevole incremento delle prestazioni con diversi videogiochi. Ma la nuova serie di processori Rocket Lake S gode anche del pieno supporto di un'intera nuova famiglia di chipset a partire dall'H510, il B650, l'H570, privi di overclock della CPU, ma per la prima volta equipaggiati con tutto il necessario per l'overclock della memoria che, ci teniamo a precisare, gode di un boost notevole con i nuovi processori della serie 11. Basato su architettura Rocket Lake S, il Core 11900 è il discendente diretto del Willow Cove, sviluppati con un processo produttivo a 10 nanometri. Nonostante questo però, Intel ha deciso di realizzare la CPU con un processo produttivo invece a 14 nanometri. Tuttavia l'architettura mette in campo un incremento dell'IPC del 19%, con clock che arrivano a 5,2 GHz sul singolo core e 4,7 su tutti i core. E senza Thermal Velocity Boost permette di spingersi fino a 5,3 GHz di picco e 4,8 GHz su tutti i core in contemporanea. Cala però la frequenza base che arriva adesso fino a 2,5 GHz. Bisogna però aggiungere che fortunatamente non cambiano i PL1 e PL2 rispettivamente fissati a 125 e 251 W con un limite di 177 W in mancanza di dissipazione adeguata. Tra le migliorie troviamo anche la nuova interfaccia che risponde dell'evoluzione delle opzioni di overclock che comprendono parametri singolo core, impostazioni per ritoccare il Thermal Velocity Boost e maggiori opzioni di modifica per la memoria, ora decisamente più significative sulle prestazioni del sistema. Per quanto riguarda la produttività, invece troviamo la tecnologia Deep Learning Boost, finalmente, che sfrutta l'intelligenza artificiale per incrementare le prestazioni. Parliamo di un aumento di fino all'88%, stando a quello dichiarato da Intel, nel campo della creazione dei video, con valori che vanno a superare del 38% quelli del rivale, il 5900X di AMD. Piccolo surplus, questo processore ha inoltre una GPU integrata Intel Ultra HD Graphics 750. Adesso parliamo però delle prestazioni in ambito video ludico. L'abbiamo messo a parlare con una bella GPU RX 6700 XT che avete visto negli altri video, ottenendo 105 fps in Godfall, 121 in Dirt, 258 in Wolfenstein Youngblood, 106 in Gears 5, 129 in Watch Dogs. Abbiamo toccato i 170 con Rage 2, 85 con Cyberpunk 2077 e 106 con Metro Exodus. Risultati degni di nota per un processore Intel di questo tipo. Una piccola critica da smuovere legata comunque al rapporto qualità-prezzo che Intel non spicca mai. Se teniamo conto dell'assenza di due core, del fatto che risulterebbe poco più potente del suo predecessore, il 10900K, in compenso risulta molto potente in single thread senza surriscaldarsi troppo. Inoltre consuma fino al 48% di energia in meno rispetto al 10900K, ovvero 65 W contro 125. Comunque potete trovare il processore Intel 11900 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao e alla prossima!